Sera. È andata a Luciano Gallassini, vice direttore di Confindustria Ceramica, il premio Joe Tarver Award. Il premio, assegnato nel corso del Coverings 2014, è riservato alle personalità che hanno dato un importante contributo all'intera industria ceramica. Grande successo ieri pomeriggio per il concerto di primavera 2014. Oltre alla banda si sono esibiti Valentina Medici, Matteo Rovatti, Roberto Marra, Silvia Cuoghi, Samuele Peruzzi, Pietro Cuoghi Costantini e Matteo Ferrari, tutti diretti dal maestro Neldo Lodi. Grande successo per Sassuolo in Fiore, manifestazione che sabato è stata un po' avversata dal maltempo, ma ieri ha visto un vero e proprio bagno di folla in centro storico. In viale 20 settembre anche il mercatino dell'antiquariato. Nuova esperienza professionale in terra asiatica per il giovane musicista Stefano Borghi, in partenza per la Corea assieme al gruppo carinistico Budriese. Ecco l'intervista a poche ore dalla sua partenza. Stefano, allora pronti per una nuova avventura dopo il Giappone, eh, si parte per la Corea. Riassumiamo come è andata in Giappone, perché eh, le voci che sono arrivate da quella nazione sono voci di entusiasmo e di sold out. Assolutamente sì, Alfonso. In Giappone è stato un grande successo, e la gente dopo il concerto era totalmente in piedi. E acclamava il bis perché c'era un entusiasmo eh, grandissimo tra l'altro era una conferenza tenuta da noi e le persone alla fine si sono messi a suonare con noi furusato un brano giapponese e dopo il concerto in tu a tutti i concerti c'era sempre una marea di gente che chiedeva gli autografi sui suoi cd sui più cd giapponesi quelli che abbiamo prodotto noi per la tournée in Giappone. Tutti i concerti erano sold out e eh, quando giravamo per la strada nel, nella città del concerto, dove tenevamo il concerto vicino al teatro, la gente si fermava per farci, per farci le foto e chiedere l'autografo. Quindi un grande entusiasmo e l'ocarina è uno strumento molto suonato in Giappone. Adesso si parte per la Corea. Sì, partiamo il 7 maggio, torniamo il 18. E, mh, spero che sia un'esperienza come il Giappone, sicuramente. Mi hanno parlato molto bene della Corea, perché in, in tutta l'Asia diciamo che l'ocarina è molto praticata come strumento. Con noi ci sarà un, un coreano, il figlio di un produttore di ocarine coreane. Che è quella che, che ho in mano, che si chiama Noble, Noble Ocarina, e, ed ha, ha la tipica forma delle ocarine eh, coreane che è diversa da quella di Buduro, ma deriva dallo stesso stampo. diciamo. E, Alberto è molto bravo ed è il miglior ocarinista al mondo, ha 21 anni, ha una tecnica paurosa e ha portato il gruppo a una qualità veramente alta. Beh, forse adesso facciamo un'anticipazione, è il momento di lasciare, tu, tu sei molto più abituato a suonare che a parlare, è il momento di lasciare magari a, ai, nostri, ai nostri spettatori del, del TG un, uh, un piccolo frammento musicale, cosa ne dici? Certo, mi suonerò Ari Rang, un brano cinese. Passiamo allo sport, alla vigilia dell'importante gara a Firenze contro i viola ha parlato mister Di Francesco. Ecco le sue parole. Purtroppo a guardare solo le altre e l'attesa a volte può essere anche logorante, nel senso che ti può aiutare ma nello stesso tempo ti fa spendere tantissime energie nervose. È ovvio che si sapeva già in precedenza. Abbiamo cercato di preparare la partita nel migliore dei modi, ovviamente abbiamo dato anche un occhio alle squadre che hanno giocato ieri. Stiamo facendo troppi discorsi, guardando troppo le altre. In questo momento io penso che eh, dobbiamo guardare noi stessi. Dobbiamo venire fuori da, da, da Firenze con un risultato positivo. Questa è la cosa più importante, è un crocevia fondamentale, anche perché da qui alla fine ci sono tre partite. C'è sempre meno tempo per rimediare magari a delle difficoltà. Per quello noi andremo in campo per cercare di fare la partita, cercando anche di portare a casa risultato pieno, sapendo che è una partita difficilissima contro una squadra che viene da una sconfitta bruciante ma che è una squadra che ha grandissime qualità. No, io ho visto, nonostante il primo quarto d'ora con il Napoli in cui hanno avuto qualche difficoltà, hanno preso due gol su due disattenzioni, due ripartenze del Napoli, la Fiorentina ha fatto la partita, ha messo in campo quelle che sono le sue grandi qualità, quella che è la mentalità del loro allenatore Montella e devo dire che meritavano eh, perlomeno di arrivare nel pareggio eh, fino al 90. Poi secondo il mio punto di vista sarebbe stata... Dura per il Napoli visto che è rimasta anche in 10. Ma come ho detto prima è una settimana lunga, però al di là che non ci sia magna sono convinto che chi giocherà al suo posto farà una grande gara perché ho visto una squadra concentratissima, tutti vogliono essere protagonisti. È ovvio che ho tanti giocatori, qualcuno avrà meno possibilità di giocare, però vedo grandissima attenzione e voglia da parte di tutti di raggiungere insieme l'obiettivo di, di questa stagione che è la salvezza. Ma io vantaggi agli altri non ne do. Io penso a tutto, per quello non è che le sorprese sono sempre dietro l'angolo, come possono fare degli altri, le possiamo fare noi. Però al di là di questo Missiroli è un centrocampista, ha delle qualità, per quello per me può giocare in tutti i ruoli. L'ha dimostrato anche durante il campionato quando dovevamo rimettere in piedi le partite, a partire con quella con il Catania in cui ha giocato con i due mediani, per quello sta a dimostrare che può fare benissimo quel ruolo. Però sono convinto che invece davanti al loro pubblico che ieri sono stati, vedevo. A incoraggiarli, a inneggiarli giustamente per quello che hanno fatto, segno anche di grande sportività e grande crescita del pubblico di Firenze. Devo dire che è una squadra che vorrà sicuramente fare la partita per bene contro di noi, cercando di vincerla, come è giusto che sia perché nel calcio è giusto che uno cerchi di, di fare il meglio e mi auguro poi che lo facciano tutte quante. Beh, perché non ci sono più partite facili o scontate, come si poteva pensare. Anche questo è un segnale di crescita. E io come ho detto prima le partite vanno giocate come ce la dobbiamo giocare noi, per quello a volte può fare la differenza, sicuramente possono fare la differenza le motivazioni delle squadre, per quello eh, noi siamo, abbiamo grandi motivazioni, la Fiorentina ha grandi motivazioni perché vuole mantenere il quarto posto, però sappiamo che ce cioè, la possiamo giocare alla grande per quella che è la condizione, per quello che è anche il finale di stagione in cui anche le squadre piccole dimostrano di potersela giocare alla grande con quelle eh, più forti. Ma io penso che non sia da analizzare solo Roma come città. Non è una questione di calcio, ma io penso che più che il calcio debba fare qualcosa di importante lo Stato in questo senso, perché non è possibile, non è ammissibile che succedano ancora queste cose, siamo qui a parlarne, facciamo tanti, tutti quanti la morale, però fondamentalmente alla fine non faccia niente. Ci sono degli esempi positivi, io parlo spesso di calcio, giusto quando dico prendiamo esempio dalle nazioni che si sono evolute, che mostrano un bel calcio in cui si gioca bene, ugualmente abbiamo avuto l'Inghilterra che ha fatto ha dimostrato di poter eliminare gli Hooligan perché noi non possiamo determinare di noi se giocare o meno le partite. Grazie per essere stati con noi, per oggi è tutto, arrivederci a domani.